Buongiorno, ci troviamo ad Acerra, nello specifico in località Gaudello. Perché siamo qui? Siamo qui perché alcuni cittadini da diversi giorni ci hanno segnalato che in questo tratto dove deve essere realizzata la TAV ci sono degli scavi in corso, nello specifico scavi preventivi proprio ordinati dal commissario della sovrintendenza, dove dovranno portare alla luce quello che è lo stato dei luoghi. Siamo arrivati insieme in compagnia del consigliere regionale Gennaro Saiello per capire qual è la situazione che sta emergendo e da delle prime informazioni sono venute alla luce strade secondarie e addirittura resti preistorici. Di epoca preistorica. Quindi noi siamo qui quest'oggi per appurare un attimo lo stato dei luoghi. Abbiamo parlato con il responsabile del cantiere, il quale molto gentilmente ci ha dato diciamo, una serie di informazioni utili. Ovviamente che tutto quello che è stato rinvenuto già al momento, quindi beni mobili e gli scavi che vedete alle nostre spalle, la scheda tecnica di tutto quello che è stato già rinvenuto e trasportato, come ci hanno detto, nel Museo di Napoli, è un qualcosa che sarà comunicato alla sovrintendenza della città metropolitana. Qui noi diciamo, chiederemo un incontro per farci spiegare il tutto nei dettagli. Questo è soltanto un primo step, siamo voluti venire a seguito, come diceva Alessandro, delle segnalazioni pervenute, quindi stiamo attenzionando la situazione per capire anche in seguito come si muoverà la sovrintendenza e anche lo stesso Stato, visto che c'è un patrimonio sommerso sotto i nostri piedi, e capire in che modo poi se deveranno meno la tratta per la TAV o meno.